Oggi sono di nuovo con la ENIAC, questa volta però non con la versione coupé, ma con la versione SUV. Cosa non cambia? Non cambia il fatto che sto guidando questo bel esemplare verdone, quindi significa che siamo nel mondo RS EV. La versione più sportiva, quella con due motori, trazione integrale, 299 cavalli e più di 400 Nm di coppia che vengono scaricati a terra appunto dalle quattro ruote motrici. Abbiamo un motore davanti e un motore dietro. Non mi dilungherò troppo perché l'auto l'abbiamo già provata e quindi vi metto qui nella scheda in alto la prova della RS EV Coupé, che fondamentalmente è la stessa macchina solo che con un posteriore un pochino diverso. Quindi voglio raccontarvi i pro e contro di questa Skoda Enyaq, che sia la coupé o che sia la versione SUV tradizionale. Partiamo. Mi piace il fatto che sia molto spaziosa, 585 litri di bagagliaio, abbatti i sedili posteriori e arrivi fino a più di 1700 litri, poi dentro si sta veramente comodi sia davanti sia dietro. Cosa non mi piace del comfort? Non mi piace il fatto che questa console nella parte centrale arrivi un po' troppo verso il conducente, verso il passeggero, quindi ci costringa per stare comodi a mettere i piedi, le gambe soprattutto, ben sotto, altrimenti se avete una guida o magari uno stile del passeggero che tende a stare più rannicchiato, toccate un po' con questa parte. Piccolezze sì, però su un'auto spaziosa magari potevano andare a limare leggermente questa parte, che è bella sì, avete davanti una scrivania vittoriana enorme, però piccolo dettaglio. Cosa non mi piace? Non mi piace il fatto che la ricarica in corrente continua arrivi fino a massimo 135 kW. Questo è un limite della piattaforma. Comunque il vostro 10-80% ve lo fate in quella mezz'oretta. In realtà qui sono 36 minuti. Ma cosa mi piace invece? Il fatto che grazie all'arrivo della versione ME 3.2, quindi il nuovo aggiornamento firmware di tutta la vettura, l'auto riesce finalmente a supportare il plug and charge. Cosa significa? Che voi arrivate alle colonnine Ionity, che per ora sono quelle abilitate, attaccate la spina esattamente come farebbe un proprietario di Tesla e non dovete usare tessere, non dovete utilizzare applicazioni. Siamo con la nuova Enyaq, questa è la RS, vi faccio vedere il sistema plug and charge che hanno introdotto dalla versione 3.1. qui siamo da Ionity, si collega semplicemente il cavo e poi si aspetta, vedete che mi dice ok, quindi io gli dico start. Dopo qualche secondo di attesa vedete che lei inizia a preparare la comunicazione, quindi sta andando ad associare automaticamente l'account dell'auto con il protocollo di comunicazione di Ionity e il gioco è fatto. Vedete che la spia si sta per illuminare. Certo, potete sempre vedere a che punto è la ricarica perché l'auto è connessa e quindi dalla vostra app vedete gli avvisi, quindi quando è tempo di tornare alla vettura l'auto ve lo dice, ma non dovete più utilizzare qualcosa per pagare la ricarica perché il vostro account è già associato alla vettura. Davvero ottimo. E tra l'altro questa è una funzionalità che è standard, è uno standard comune per tutte le colonnine, basta che il produttore o il fornitore di servizi lo vada a integrare, quindi nel tempo possiamo immaginarci che più fornitori di servizi, quindi magari anche Free2X eccetera eccetera, andranno a integrare questa caratteristica, quindi tutte le colonnine abilitate potranno semplicemente infilare la spina e andare a ricaricare l'auto. Cos'altro mi piace? Beh, mi piace il fatto che Skoda quest'auto ve la dà a emissioni zero. Ok, facciamo un attimo di chiarezza, ve la dà avendo compensato tutte le emissioni che sono state necessarie per produrla, quindi una volta che ve la consegna, poi lei chiaramente non sarà mai a emissioni zero perché pneumatici e dischi dei freni producono un po' di particolato, un po' di particelle fini, quindi purtroppo questo dobbiamo tenerlo in considerazione. Però se da quel punto in poi voi la ricaricate solo con energia rinnovabile, beh, a quel punto potete avere un'auto che durante tutta la sua vita è andata ad emissioni zero o compensate. Enyaq sarà anche RS, sarà anche sportiva, certo potete averla anche con motori non con tutta quella potenza, ma resta comunque un SUV. Da una parte qui abbiamo 15 mm di ribassamento che le permettono di avere performance dinamiche leggermente più interessanti, riducono un pochino il rollio, insomma l'auto è più piacevole da guidare, anche se chiaramente state guidando un bel mezzo da quasi 4,7 metri con dimensioni importanti, con un peso importante. Però quando volete fare qualcosa tipo questa, una scampagnata in off-road molto molto facile, beh, potete farlo tranquillamente e anche divertirvi.
Le condizioni sono quelle di una classica strada battuta con del pietrisco, quindi non serve andare a mettere modalità strane. Vado direttamente in modalità sport, così mi lascia anche un po' libero il posteriore di giocare e di lasciar partire, perché la trazione, anche se integrale, cerca di privilegiare sempre il posteriore, e potete anche divertirvi quando trovate situazioni come queste in totale sicurezza per andare a fare scodare un pochino la vettura e magari gestirla in controsterzo. Contro, beh, non costa poco, ma questo lo sappiamo, è caratteristica delle elettriche. Pro, beh, ha una lista di accessori di serie praticamente completa al 100%, ve li elenco tutti al volo. Beh, cruise control adattivo e predittivo, assistente della corsia che la mantiene al centro e cambia corsia quando mettete la freccia. Di solito non abbiamo il centramento di serie, ma abbiamo magari quello che ci riporta dentro e non ce la tiene al centro. Poi abbiamo anche un sistema di frenata automatica, riconosce anche i pedoni, l'assetto ribassato di 15 mm, i cerchi di serie sono enormi, sono da 20 pollici e in lega, climatizzatore di serie a tre zone, non ne bastavano due, calandra full LED, LED matrix anche per l'anteriore, quindi l'illuminazione adattiva, quella migliore che circonda le auto che incrociamo per mantenere tanta luminosità ma non dare fastidio agli altri, navigatore, schermo da 13 pollici, l'USB-C, 3 anni di servizi connessi, le mappe OTA Europa aggiornabili, la ricarica wireless Android Auto e Apple CarPlay wireless, retrocamera anch'essa di serie insieme ai sensori davanti e ai sensori dietro, il keyless è completo, gli specchietti non ve lo dico neanche, sono tutti elettrici, regolabili e riscaldabili, così come è regolabile il sedile elettronicamente, i due anteriori sono tutti e due regolabili elettricamente con le varie posizioni e riscaldabili, il volante è riscaldabile e poi abbiamo gli interni RS chiaramente. Le misure sono 4,65 metri di lunghezza, 1,88 di larghezza, 1,60 di altezza con un passo di 2,77, che significa, come vedete, che dietro ci si sta molto comodi. Qui non abbiamo neanche l'abbassamento della coupé, che sulla coupé non era poi un gran problema e qui lo è ancora meno, perché lo spazio in altezza per chi siede dietro è davvero tanto. E le prestazioni? Beh, scatta da 0 a 100 in 6,5 secondi, la velocità massima qui non è limitata a 160 ma a 180 km/h, e poi chiaramente con 460 Nm per metro di coppia avete coppia a sufficienza per qualsiasi situazione, per districarvi anche magari in fuoristrada dove l'elettrico ha quel vantaggio della coppia istantanea che gli dà sicuramente un plus rispetto a un 4x4 meccanico che ha quel piccolo ritardo dovuto inevitabilmente alla meccanica che si mette in gioco e quindi ai trasferimenti della coppia. Avendo avuto modo di strapazzarla un pochino in più questa volta, beh, vi posso dire che i 299 cavalli sono una buona potenza, ma non sono mai una potenza che ci strappa la faccia in accelerazione o ci incolla al sedile, perché chiaramente qui stiamo parlando di un'auto con una massa superiore alle 2 tonnellate, proprio perché questa versione, la RS, esce di serie solo con la batteria da 77 kWh netti, quindi quella più capiente del gruppo Volkswagen. Giocando con le modalità di guida, voi potete andare in eco, in normale, in sport, oppure andare a scegliere quella che vi permette di avere una gestione un pochino più sofisticata della trazione quando siete su fondi a bassa aderenza. Io in questo caso non ne avrei necessità, ma l'ho già attivata perché fra poco vi faccio vedere che nonostante quest'auto sia ribassata di 15 mm riesca comunque a fare cose da SUV, perché comunque gli angoli di attacco di dosso e di uscita non sono certo piccolissimi. Ecco, vi faccio vedere che qui c'è una bella discesa che tra l'altro è tutta con sdrucciolevole, quindi quel pietrisco, e qui va giù molto, guardate come si inclina, però tranquillamente io, sfruttando poi la trazione integrale, riesco a uscirne anche se è appena piovuto. Non male, un SUV per divertirsi, certo non ci fate cose turche, e poi vi fa anche un po' di fuoristrada leggero, comunque quando vi trovate in quell'agriturismo un po' sperduto nel nulla come in questo caso, beh, potete affrontare tranquillamente la situazione.
quanto costa e quando esce? Beh, arriverà a primavera 2023 con le consegne che poi andranno avanti nel corso dell'anno a seconda di quando avete piazzato l'ordine. Tra l'altro, una piccola curiosità di Skoda Enyaq della gamma in generale, quindi RS, la coupé, la versione SUV, le varie versioni trazione a due ruote motrici o quattro ruote motrici, hanno venduto fin dal lancio 90.000 unità. A chi la consiglio? Beh, la consiglio a chi cerca un SUV elettrico, innanzitutto con una buona autonomia, anche se qui i consumi non possono essere gioco forza super super ridotti, non abbiamo i consumi di una berlina di pari categoria, si viaggia con una media in condizioni miste intorno ai 22-22,5 kWh ogni 100 km, che non sono pochi. Certo, se andate magari leggeri col piede, complici anche gli aggiornamenti software, riuscite a scendere un pochino, e nell'extraurbano sicuramente intorno ai 20, se non poco meno, lei riesce a farli, però è il limite di un'auto che è importante per dimensioni, importante anche per altezza, con una superficie frontale di un certo tipo. È chiaro che l'auto da famiglia, chi vuole l'elettrica, che abbia una buona autonomia, abbia una buona ricarica, abbia il plug and charge, che è sicuramente qualcosa di molto comodo man mano che si va a diffondere nelle varie colonnine di ricarica, e che poi punti tanto sulla praticità, perché Skoda tutte le sue soluzioni, Simply Clever, quindi il cassettino, il raschietto, il porta tagliandino dell'autostrada, tutte le varie ottimizzazioni del bagagliaio le ha messe anche su quest'auto. Chiaramente il fatto che sia elettrica non la differenzia dal resto della gamma, proprio per praticità e comfort, con tutte quelle piccole attenzioni anche negli interni, perché qui potete arredarla con diversi stili, ci sono davvero pochissimi optional, la pompa di calore purtroppo è una di questi, per il resto in questa RS viene già di serie fornita di quasi tutto, e poi ci sono le solite attenzioni come per esempio le taschine rivestite che abbiamo già visto ai tempi sull'Octavia, che ritroviamo anche qui e che Skoda tende a proporre per dare quel piccolo tocco in più di completezza, e anche magari portarsi più in alto all'interno del posizionamento contro gli altri produttori. Sul prezzo, beh, sappiamo che la versione SUV costa di solito 2.000-2.200 in meno rispetto alla versione coupé, quindi se finora la versione coupé è uscita a 64.000, la RS, questa RS SUV potrà uscire più o meno intorno ai 62.000. È chiaro che da qui a marzo c'è di strada da farne, quindi bisognerà vedere anche l'andamento dell'inflazione, però per il momento potete prendere tra 60-62.000 come prezzo di attacco, e poi vedremo cosa succederà nel futuro. Io vi saluto, come al solito, se avete altre domande vi ricordo che potete farle nei commenti, potete farle su hdmotori.it, e vi metto anche a fine video la prova completa della versione coupé, perché chiaramente questa è la gemella, cambia solo il culo, si può dire culo? Beep.